francese. Allora, così proviamo. Questo c'è. Bene. Abbiamo un microfono 1, un microfono 2. Volete? Ok. Che è stata zonzo? Dice che stanno ancora zonzo. E queste visioni, questa diciamo analisi di queste linee che si intersecano violente, la vita stessa che è violenta, noi viviamo fra situazioni tragiche, l'unica cosa che ci dà speranza è una vita a noi lontana, cioè una vita ultraterrena. Da poeta quello che penso sempre in questa piazza è sono questi poveri cavalli che ogni tanto qualcuno li vuole togliere, ancora sì, ancora no, dovrebbero essere in realtà il retaggio di un'antica tradizione, invece probabilmente adesso nella città, nella metropoli postmoderna stanno soffrendo molto, eccetera. Invece da qua Yolanda mi affascina comunque il fatto che una scenografia che è quasi puramente teatrale, al punto che è scenografia che viene ancora usata per le sfilate di moda certe volte, per delle soirée, per degli show proprio mass mediatici, voglio dire. Quindi è proprio nell'immaginario di Roma. Sono piccole queste fotografie, è un grosso reportage che praticamente sarebbe uno dei primi reportage importanti che io ho fatto nella mia carriera. Puoi fare una panoramica qui? Buonasera. Il punto di vista è chiaramente il mio, come quello di chiunque, quando si comunica, cioè quando faccio un documentario è evidente che in questo documentario entra il mio punto di vista, entra la mia visione del mondo. Bene, grazie. Ma un'ultima domanda, dolce o salato? Dipende dai momenti, tutti e due. Io uso il pennarello, i pennarelli. Via tutta l'Italia, forse tutto il mondo. Ma qui in modi piuttosto anche bieti, perché i quartieri romani, quelli del centro in particolare, hanno perso il loro carattere storico che gli dava una dignità, bene o male, in tutti i casi, no? Roma diventa un inferno come la Parigi di Baudelaire, insomma. Allora, cari amici, questa è una serata straordinaria. Una serata dedicata a Pasolini, le ceneri di Pasolini. E chi? E chi? E ci siamo dimenticati che c'è stata tutta una generazione di ventenni che si è sacrificata e ha gettato in qualche modo il proprio corpo, la propria testa e ha in qualche modo sacrificato anche la propria vita, no? Per unire questo paese, bene o male, insomma, e non so, certo oggi il bilancio non è esattamente esaltante, bisogna dire. Personalmente, sì. Piero Catemartoli, racconto quello che facciamo noi, insomma, come editrice Zona, che abbiamo un settore dedicato alla musica e alla letteratura, che si vede anche proprio quasi diviso in maniera così proprio reale, visiva sui banchi. Sottovuoto di Yolanda La Carruba. Dal 1995, stavo per dire dal 1905, però non mi sembrava plausibile. Ed è un libro, più che un libro, una ricerca che ha un titolo
quella volta quando per poco la vita non finì del tutto. E io l'ho trovata di una... la poesia non serve a niente, questa è più poesia di questo. I mammiferi hanno soltanto pochi milioni di anni, noi siamo una specie recentissima. Ha scritto delle poesie bellissime, giocose, ma belle veramente, ed è un mezzo mistico, sai, non faccio non è un mistico mezzo però, sì. Non è un mistico a metà. Io ero la rivoluzione inaspettata, la crisi cosmica, la loro faccia, ero senza parole e loro provarono ad adeguarsi. Usciamo dalla diretta ed entriamo nella differita, insomma, no? La città non è una diretta. Fermate il mondo, voglio scendere. C'è stato un momento in cui la sala di incisione era inavvicinabile, costava l'ira di Dio, ci voleva, bisognava, non so, la chitarra, se non avevi una Martinez non potevi incidere l'acustica, hai capito? Oggi con la console fai tutto, insomma. Un anno feci scandalo perché per giudicare una ventina di casse acustiche, anziché misurarle, ho tutti risposto in frequenza, da ma sì, ma fa schifo, si sente male, non mi piace, è una cosa pazzesca. Ridite, zio Virillo è un nomignolo che mi ha piopparono quando ero ragazzo, perché ero un po' pavido e quindi ho una storia molto lunga. Perché uno fa l'artista? Boh, io non lo so, cioè nel senso, io so che se non l'avessi fatto sarei stata una persona infelice. Finisce per non capirti, diventi anguilloso, scivoloso, perché non ti fissi su una cosa che piace tanto al pubblico, e chi se ne frega del pubblico? Nel senso, uno deve rischiare di perdere un po' di pubblico per farne un po' di nuovo, però... Sì. Tra 10 minuti vado alla porta per far entrare il pubblico. Okay.